Gesù fece a Santa Gertrude una promessa straordinaria, legata a una preghiera particolare. Ogni volta che veniva recitata, mille anime sarebbero state liberate dal purgatorio. Questa rivelazione, segno dell'infinita misericordia divina, ci ricorda l'importanza della preghiera per i defunti, offrendoci un'opportunità unica di intercedere per le anime che attendono la purificazione prima di entrare nel regno di Dio. Con fede e devozione possiamo quindi recitare questa preghiera, non solo per il sollievo di queste anime, ma anche come atto di carità e amore verso i nostri fratelli che ancora attendono la pace eterna. Ecco cosa scrisse Santa Geltrude nel suo diario. Mentre mi trovavo in un angolo della cappella in cui ero solita andare a pregare, ho potuto incontrare Nostro Signore che mi ha detto: «Da lì hai cercato di estrarre del miele e hai trovato solo spine. Ma ora dedicati a meditare sui miei messaggi e lì, sì, troverai la vera manna che ti nutrirà e ti darà forza e pace». Ogni qualvolta sia recitata con amore la preghiera che ora ti dirò, si potranno liberare mille anime dal purgatorio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù in unione con le messe dette in tutto il mondo oggi per tutte le anime sante del purgatorio, per i peccati di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen. Mio Dio, credo in voi perché siete la stessa verità. Spero in voi perché siete infinitamente buono e fedele alle vostre promesse. Vi amo con tutto il mio cuore e sopra ogni cosa, perché siete infinitamente perfetto. Amo poi il prossimo mio, come me stesso per amor vostro. Signore Gesù Cristo, abbi pietà delle anime del purgatorio. Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù in unione con le messe dette in tutto il mondo oggi per tutte le anime sante del purgatorio, per i peccatori in ogni luogo, per i peccatori della Chiesa universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen. Gesù, per la mortale agonia che patisti nell'orto del Getsemani, per i dolori acerbissimi che soffristi durante la flagellazione e la coronazione di spine, lungo la salita al Monte Calvario, durante la tua crocifissione e morte, abbi pietà delle anime del purgatorio e in particolare delle anime più dimenticate. Liberale dai loro tormenti, chiamale a te e accoglile fra le tue braccia in paradiso. Amen. Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù in unione con le messe dette in tutto il mondo oggi per tutte le anime sante del purgatorio, per i peccatori di ogni luogo,
per i peccatori della Chiesa universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen. O Maria, abbi compassione di quelle anime che rinchiuse nelle oscure prigioni del luogo di purificazione non hanno nessuno sulla terra che si ricordi di loro. Ti preghiamo, o dolce Madre, di volgere uno sguardo misericordioso su queste anime dimenticate. Ispira molti cristiani generosi a pregare per loro e trova nel tuo cuore materno il modo di soccorrerle con compassione. O Madre del perpetuo soccorso, mostra pietà per le anime più trascurate del purgatorio. Gesù misericordioso, concedi loro il riposo eterno. San Giuseppe, San Michele Arcangelo, santi apostoli e anime beate del paradiso, intercedete anche voi perché al più presto le sante anime del purgatorio possano raggiungervi in cielo. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Anime sante, anime del purgatorio, pregate Dio per me, che io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del paradiso. Eterno Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, abbi pietà delle anime purganti. Te ne supplichiamo, ascoltaci. Gesù mio, Redentore amatissimo, abbi pietà delle anime purganti. Te ne supplichiamo, ascoltaci. Gesù mio, per la tua potenza, assolvi quelle anime purganti. Te ne supplichiamo, ascoltaci. Gesù mio, per la tua clemenza, salva le anime del purgatorio. Te ne supplichiamo, ascoltaci. Gesù mio, per la tua bontà, libera le anime del purgatorio. Te ne supplichiamo, ascoltaci. Gesù mio, per la tua innocenza, purifica le anime del purgatorio. Te ne supplichiamo, ascoltaci. Gesù mio, per tutte le opere buone che sono state fatte e si faranno nel mondo, libera le anime del purgatorio. Te ne supplichiamo, ascoltaci. Per Cristo nostro Signore. Amen.